Sindaco, qui si parla di un'opera attesa dall'89, se non vado errato, c'erano anche scritte sui muri che lei ha cancellato con le sue mani, insomma, un passaggio importante per la frazione di Varese. Sì, era diciamo di quelle impegni che ci eravamo presi con gli abitanti di Verezzo e siamo riusciti a trovare le risorse perché non si tratta solo di asfaltare una strada, ma c'erano tutti i sottoservizi, puoi prevedere anche l'illuminazione e quant'altro. Siamo molto contenti come amministrazione di aver portato anche questo a compimento, questo progetto. E non è semplice, come sapete le risorse sono sempre molto molto poche, è difficile, voglio dire, a livello finanziario trovare dai fondi comunali, voglio dire, le finanze per poterlo fare, ma ce l'abbiamo fatta perché era un qualche cosa a cui ci tenevo, come ci saranno poi l'altro progetto che adesso si inizierà ad affrontare, quello di quella piazza dei Coldirodi. Si sta facendo anche una valutazione su un'altra zona molto popolare di Sanremo, di rifacimento di una piazza, adesso ne parleremo più avanti. Dunque, ci stiamo muovendo là dove veramente è possibile fare degli interventi e purtroppo il PNRR non c'è per tutto, ecco, voglio dire, perché oggi grazie agli investimenti un po' coi privati il PNRR dà la possibilità di una programmazione di grandi interventi o anche medio piccoli, però con le risorse comunali è sempre molto dura. Dunque sono molto soddisfatto e mi fa piacere anche l'accoglienza ricevuta. La questione non è soltanto sua, riguarda anche le amministrazioni passate, ma è d'obbligo chiedere perché ci sono voluti 30 anni, si è fatto un'idea. Ma perché io adesso non conosco, sicuramente le finanze degli anni passati erano sicuramente più floride rispetto a quelle degli ultimi 15 anni. E io credo che non gli so rispondere, mi deve chiedere ai sindaci precedenti. Io quello che so è che comunque, quando vedo cose, nel senso a partire da, voglio dire, dallo spostamento dei chioschi, ce lo ricordiamo, no? Da Piazza Eroi a Piazza Mucci sembrava impossibile, lo spostamento di un cantiere a zona del Porto Vecchio sembrava impossibile. Cioè, sono sfide che a me, voglio dire, mi fa piacere affrontare. Ricordiamoci di Franco Alfano, no? Il parco di Franco Alfano, anche quello, decenni, decenni. Ieri è stato un passaggio fondamentale, importantissimo, con l'Aurelia Bis, no? Ovviamente poi dobbiamo festeggiare come quando possiamo oggi inaugurare una coda quando la coda è fatta, però credo che ieri sia stato fatto un passaggio importante anche su qualche coda che era tanti anni che si attendeva. Ci vuole tanto, tanto lavoro, tanta pazienza e soprattutto una grande squadra che, insomma, ci accompagna e crede in questo operato.